Ciao miei giovani Padawan, bentornati sul mio canale in un video un po' malaticcio. Questo video, lo avete già letto, non sarà una lezione, sarà più una chiacchiera. In realtà era un video che volevo far uscire il mese prossimo, però purtroppo non sto bene da qualche giorno. Sono influenzata, adesso mi sentite parlare con una voce credo abbastanza normale, ma semplicemente perché ho spruzzato lo spray, quello per liberare il naso. Fino a 5 minuti fa parlavo babba bia aiuto babba. E adesso per il video, insomma, ho deciso di liberarmi il naso, ma al di là del naso chiuso non sono per niente in forma. Infatti questa settimana era previsto che uscissero degli altri video, delle lezioni, eccetera, ma tutto ciò che riguarda il montaggio, eccetera, in questo momento è una cosa alla quale non posso dedicarmi perché non ne ho le energie. Per cui ho scelto di far uscire un video un po' più easy, dove per easy intendo semplicemente che sono, come tante volte succede, seduta sul divano a fare una chiacchiera con voi. E credo che sia anche una buona occasione per rispondere a questa domanda che mi fate così tanto spesso. Prima però di entrare nell'argomento, un po' di comunicazioni e di avvisi. La cosa più importante in assoluto che sta succedendo è che siamo quasi a 2000 iscritti. 3 giorni e siete aumentati, vi siete iscritti in 50, quindi i numeri stanno crescendo veramente velocemente. Io, come tante volte vi ho detto, ho anche un po' la proporzione di quello che accade. Anche rispetto agli anni, perché ci abbiamo messo quasi 2 anni a raggiungere i 1000 e adesso in pochi mesi siamo quasi a 2000. Io penso che entro il weekend raggiungeremo questo traguardo, per cui a novembre non ci sarà una sola diretta, ma ce ne saranno ben due. La prima della quale sarà giovedì prossimo alle 21, giovedì 9 novembre alle 21, e mi raccomando, è una diretta importante perché ho deciso di fare questa cosa diversa dal solito, proprio perché vorrei festeggiare con voi questo traguardo dei 2000, che consiste nel cenare insieme. Ci sarà questa live in cui io, probabilmente anche con qualche ospite, cenerò insieme a voi. Sceglierò che cosa prendere da sport, ci facciamo una chiacchiera, spero che cenerete anche voi con me. Quindi scegliete qualcosa da mangiare, oppure scegliamolo insieme se vi va, mi scrivete nei commenti che cosa vi piacerebbe che mangiassimo insieme e ceniamo insieme. Ceniamo, ci facciamo una chiacchiera, mi scrivete nei commenti quello che pensate, insomma, ci godiamo questo momento insieme e facciamo anche uno stappo ufficiale per celebrare questi 2000, quindi giovedì 9 novembre ore 21. A proposito della crescita del canale, apro una parentesi che insomma apro un po' in tutti i video, ma perché è il momento più importante per farlo. Se non l'avete ancora fatto e vi va, abbonatevi al canale perché ci sono 3 diversi livelli con 3 offerte diverse che vi consentono di accedere a dei servizi esclusivi, che cambiano in base alla fascia e che continueranno a cambiare in base anche alle cose che succederanno. Il terzo livello chiaramente è quello più esclusivo, che vi dà accesso a spartiti, vi dà accesso a video esclusivi. A un certo punto, quando il numero sarà utile, ogni mese estrarrò una persona che farà una lezione gratuita insieme a me. Insomma, ci sono tante novità e tante cose che bollono in pentola, e poi soprattutto tutto il ricavato dei vostri abbonamenti verrà utilizzato per una serie di progetti molto interessanti che riguardano non soltanto il canale, ma il violino in generale, per esempio il mio libro, c'è un mezzo progetto discografico, ci sono delle cose che adesso non vi posso dire, ma sappiate che il vostro supporto sarebbe fondamentale, quindi se vi va di aiutarmi in questo sarebbe fantastico, io vi ringrazierò per sempre, ma già vi ringrazio per tutto quello che state facendo. Ovviamente, se ancora non l'avete fatto, perché magari questo è il primo video che vedete o perché eravate indecisi se farlo oppure no, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina perché anche questo è molto molto importante, anche perché siamo quasi a 2000, per cui più vi iscrivete meglio è. E se poi ci vogliamo aggiungere anche la condivisione dei video per far conoscere questo canale, tanto di guadagnato. Inoltre, questi sono tutti quanti i miei social. Mentre li leggete, ve li segnate e vi ricordate di seguirmi su tutti questi social, mandiamo la sigla e andiamo al contenuto di questo video. Eccomi qua, allora, visto che, come vi dicevo, non sono in formissima, l'unica cosa che posso fare, diciamo, abbastanza serenamente finché ce la faccio è questa di parlare, rispondo a questa domanda che avete già letto. Che è una domanda che mi ponete abbastanza spesso in DM, ma devo dire per lo più arriva alla segreteria della mia scuola. La mia scuola è lo studio musicale Arturo Toscanini, questo tra l'altro è l'indirizzo della segreteria. Se avete visto già i miei video, tante volte mi avrete sentito dire: se volete fare lezione con me, inviate una mail a questo indirizzo. Che cosa succede? Che mi dicono dalla segreteria che tante volte arrivano spessissimo mail di persone che chiedono: sì, ok, io vorrei fare lezione, ma come funzionano queste lezioni? E quindi in questo video ve lo spiego. Ora, ci sono 2 tipologie di mail che arrivano alla segreteria: quella di chi chiede appunto come funzionano le lezioni, e quindi questo video lo utilizzo per rispondere a queste questioni, e
Il secondo tipo di mail è: mi voglio iscrivere, ditemi qual è l'iter da seguire. Ora, da qui in poi la spiegazione serve anche a chi manda la prima tipologia di mail, ossia, nel momento in cui decidete di iscrivervi, che cosa succede? Che la segreteria vi manda un modulo da compilare, perché lo studio musicale Arturo Toscanini è anche un'associazione, un APS, e quindi chiaramente chi si iscrive deve essere anche parte dell'associazione. Per cui nel momento in cui compilate questo modulo, che è un semplice modulo Google, raccogliamo tutti quanti i vostri dati e attraverso questi dati la segreteria vi fa diventare soci dell'associazione. In questo modo potete fare lezione senza nessun tipo di problema perché siete ufficialmente iscritti alla scuola. Ovviamente, oltre al modulo, è necessario anche il primo pagamento. Perché il primo pagamento? Non che gli altri non lo siano, sono tutti necessari, ma il primo pagamento include, oltre alla mensilità, anche una quota di iscrizione all'associazione, per cui nel momento in cui arriva il bonifico e nel momento in cui arriva il modulo, ufficialmente siete iscritti alla scuola. Qual è l'iter che segue la segreteria per quanto riguarda le lezioni online con me? Siccome sono molto richieste, i posti chiaramente sono limitati, perché non è che io ho tutta 24 ore al giorno da dedicare soltanto a questo. Nel momento in cui vi iscrivete e compilate il modulo, vi viene riservato un posto. Ovviamente se inviate il modulo e contestualmente pagate, il posto è riservato al 100%. Se invece inviate soltanto il modulo, vi viene riservato un posto per un periodo di tempo limitato, perché è capitato tante volte che qualcuno magari inviasse il modulo e sparisse per 6 mesi, oppure qualcuno diceva: guarda, la settimana prossima non ci sono, ci vediamo fra 2 settimane, spariti nel nulla. Quindi chiaramente se la segreteria riservasse un posto a qualcuno che poi sparisce, chiaramente perderemo allievi, e questo non lo possiamo fare perché, vi dicevo appunto, i posti sono limitati. Tra l'altro, l'altra ragione per cui ho deciso di non fare questo video, che era programmato per il mese prossimo, ma di anticiparlo, è che proprio in questi giorni c'è stato un piccolo boom di iscrizioni. Mi siete iscritti in... non ho qui il taccuino, mi pare o in 3 o in 4, e quindi chiaramente le possibilità si sono ristrette, e la segretaria che si occupa di dirmi quello che riesco a fare e come riuscirei a farlo a seconda degli impegni, mi dice che più di altre 3 persone per quest'anno non ne riuscirò a prendere, salvo che poi qualcuno non venga meno. Quindi mi sono detto che stringiamo i tempi in modo tale che se qualcuno di voi dovesse avere questo dubbio amletico, che faccio inizio o non inizio, se siete in dubbio fatelo adesso, è il momento giusto, perché poi i posti saranno esauriti. E quindi vi dicevo, nel momento in cui voi mandate la richiesta e compilate il modulo e il posto è disponibile, per un tot di tempo vi viene riservato fino a che poi non cominciamo effettivamente le lezioni. A quel punto il posto è vostro a tutti gli effetti. Nel momento in cui effettivamente vi siete iscritti e dobbiamo partire con le lezioni, chiaramente il meccanismo è ovvio: vi viene inviato un link da me o dalla segreteria, comunque vi arriva dalla mail della segreteria, vi connettete a quel link e si fa lezione. Prima però di questo step, quindi prima della prima lezione, c'è un passaggio che per me è fondamentale, e cioè fare un piccolo incontro di 10 minuti, un quarto d'ora, in cui semplicemente ci conosciamo. Perché per me l'idea che dobbiamo iniziare a fare una cosa che comunque è così personale, perché il rapporto è uno a uno, ci siamo soltanto io e la persona con cui si fa lezione, che dobbiamo condividere del tempo insieme, dobbiamo fare anche un lavoro, secondo me, che richiede una certa umanità. Pensare che ci conosciamo: ciao, piacere, sono Elena, ciao, piacere, sono Filippo, ok, fammi la scala di sol maggiore. Non lo so, è una cosa che non mi è mai piaciuta particolarmente e che ho sempre trovato abbastanza settica, quindi lo faccio anche nelle lezioni dal vivo, con chi frequenta la scuola, cioè c'è sempre un incontro conoscitivo, quindi io lo faccio anche online perché ci tengo, perché nel momento in cui vi iscrivete, la prima cosa che facciamo è stabilire un giorno in cui vederci, 10 minuti, un quarto d'ora, ci conosciamo, come mai il violino, facciamo 2 chiacchiere, le aspettative, il vostro background, insomma un po' di cose su di voi e un po' di cose su di me, dopodiché si cominciano le lezioni. Le lezioni come funzionano? Vi arriva questo link qualche minuto prima. Di solito io utilizzo come piattaforma Google Meet, però mi è capitato tante volte di utilizzare anche altre piattaforme, perché magari ci sono delle esigenze particolari. Ho un'allieva con cui per esempio utilizziamo WhatsApp, perché il giorno in cui facciamo la lezione lei è fuori, ha problemi con la connessione, con vari apparecchi, tablet e computer, per cui riesce ad utilizzare solo il cellulare, quindi utilizziamo WhatsApp. È ovvio che non è il massimo della comodità e soprattutto non è comodo come Google Meet, ma va benissimo, cioè insomma ci si viene incontro. L'altra cosa per me fondamentale, e questa è una cosa che dico anche quando ci incontriamo, è la flessibilità reciproca, perché voi lavorate, siete praticamente tutti quanti adulti, io faccio un lavoro per cui mi capitano anche delle cose impreviste, nel senso che sì, questi sono i miei orari in questi giorni, però magari mi esce un concerto o una prova, una cosa qualsiasi per cui è necessario spostare, si sposta senza problemi. Fare lezioni online in realtà ha anche il grandissimo vantaggio di consentirci di essere flessibili, perché siamo a casa poi fondamentalmente quando facciamo lezioni, salvo casi eccezionali. Io per esempio ho un allievo con cui faccio lezione alle 9 di sera,
per me è facilmente gestibile perché metto le cuffie e non do fastidio a nessuno. Lui vive in una soluzione indipendente, quindi non dà fastidio a nessuno, e l'unico orario in cui lo può fare, si fa lezione tranquillamente. È ovvio che quando riusciamo ad anticipare, anticipiamo, se qualcuno ha dei problemi ci sentiamo, ci si organizza. Può capitare che ci siano degli imprevisti, semplicemente ci si viene incontro, non è come andare in piscina e c'è il giorno fisso perché quel giorno c'è il gruppo che fa lezione. Qui siamo io e voi, quindi bene o male riusciamo sempre a trovare una soluzione e a gestirci facilmente. Io personalmente preferisco fare lezione di mattina perché avendo fisicamente, soprattutto ragazzi che vanno ancora a scuola, nelle scuole fisiche in cui lavoro, chiaramente loro possono fare lezione solo di pomeriggio, per cui io la mattina ho un po' più di tempo libero, però ci organizziamo, insomma, si riesce a fare tutto. Ora veniamo a come funzionano proprio nello specifico le lezioni. Funzionano così: si fa un incontro a settimana di un'ora, in tutto il mese se ne fanno quattro, e all'interno di quell'ora cerchiamo di affrontare gli argomenti principali. È ovvio che tanto dipenderà dal vostro livello, dai vostri studi pregressi, se ci sono, se partite da zero oppure no. Però sappiate che quello che cerco di fare, e che è una cosa che faccio a prescindere dalle lezioni online, lo faccio con tutti i miei allievi, è cercare di adattare il mio metodo di insegnamento anche alla persona che ho di fronte. Per la tecnica ci dobbiamo passare perché ci dobbiamo passare, però se so che ho davanti qualcuno che ha un po' più di facilità nel gestire il lavoro tecnico contemporaneo a quello un po' più, per così dire, divertente, lo faccio. Se ho davanti delle persone che magari non hanno grosso interesse ma che vogliono fare un po' l'uno un po' l'altro, ma soprattutto la parte divertente, facciamo anche questo. E soprattutto facciamo il solfeggio, che lo so che è una grande piaga sociale, lo so che nessuno ha voglia di farlo, e sicuramente ci sono degli allievi con cui lo faccio un po' di meno perché magari c'è meno bisogno di farlo, però il solfeggio è necessario, soprattutto se inizia a fare lezioni con me partendo praticamente da zero. E quindi ogni lezione prevederà, non proprio tutte le lezioni, ma insomma diciamo un buon 80% delle lezioni prevederà una piccola parte dedicata proprio al solfeggio. Allora, ci facciamo questo solfeggio, ci mettiamo un po' di cose difficili. Che ne pensi? Partiamo con le crome, visto che stiamo facendo la scala con le crome, in modo tale che abbiamo chiaro. Ok, iniziamo a leggere questa parte. Ingrandisco poco poco. E come funziona la parte dedicata al solfeggio? Funziona che lavoriamo insieme sulla lettura delle note attraverso la condivisione dello schermo e io scrivo degli esercizi ad hoc per voi. Questo è un aspetto fondamentale. Io vi potrei far comprare un milione di libri sul solfeggio, però preferisco scrivervi io degli esercizi, perché se mi accorgo che qualcuno ha difficoltà, che ne so, una cosa che mi capita spessissimo è la difficoltà nella lettura delle note con i tagli. È inutile che vi faccio comprare il libro di solfeggio su cui ci sono quegli esercizi standard se la vostra difficoltà è legata alle note con i tagli. Vi scrivo gli esercizi con le note con i tagli. E credo che questo sia un metodo che aiuta tanto chi ha delle difficoltà specifiche, perché si adatta ad hoc a chi ho di fronte. Poi c'è il mio supporto in tutto. Per esempio, quando ho iniziato a lavorare a degli esercizi che hanno magari un piccolo accompagnamento del secondo violino o del pianoforte, io cerco di registrarvi dei piccoli audio che vi faccio arrivare tramite la segreteria. E apriamo infine, così chiudiamo, il capitolo materiale. Ci sono sicuramente dei materiali che dovete procurarvi voi, per esempio il violino, fondamentale, alcuni libri che vi chiederò di prendere perché è necessario avere un supporto teorico su cui studiare, però tanto materiale ve lo invio io, non soltanto gli esercizi di solfeggio, ma se ho anche dei libri in PDF ve li invio, oppure se vi scrivo degli esercizi specifici di rinforzo perché magari avete difficoltà a fare una cosa con l'arco, allora vi faccio fare un esercizio in più che vi scrivo io, ve lo invio e così via. Cerco di darvi dei trucchetti, cerco di darvi dei suggerimenti, ma soprattutto cerco il più possibile di rendere le lezioni divertenti, perché questa è una cosa che sembra... mi ricordo una volta una mamma mi ha detto: vabbè, ma la bambina non deve venire qua a divertirsi. Perché? Cioè, nel senso, il fatto che si diverta non significa che quello che facciamo non lo facciamo seriamente. Semplicemente rendiamo un po' più piacevole quel tempo che passiamo assieme. È ovvio che se viene a lezione, anziché fare lezione, parliamo dell'ultima puntata di Shameless, abbiamo perso tempo, ma se ci facciamo una risata mentre suoniamo, ma perché dovrebbe essere una cosa sbagliata? Anzi, per me lavorare con il sorriso è fondamentale, ma perché sono io così, cioè proprio io sono una persona solare, ho bisogno di vivermi bene il mio lavoro, perché secondo me fare attività con il sorriso, ma questo in generale nella vita, indipendentemente dal tipo di attività, è fondamentale. Che hai capito il principio qual è? Però dai l'impressione di non sapere quello che stai facendo. E poi termine tecnico scientifico, ti inghiommi. Non so se rendo l'idea. Cioè, invece di essere v, siete v, invece
No, è ripartita bene. Mi ha fatto sentire l'odore della pasta al forno e poi la pasta al forno è diventata minestrone di verdure. Pensa che se io fossi un bambino mi alzerei e direi però... A un certo punto va bene che devo dormire però... Però se usi un po' più di alcol è meglio perché se no si sente... Esce, ho detto un sacco di c'è. Non so se potete avere altre domande su qual è il leader da seguire per le lezioni. Credo di avervi detto un po' tutto quello che c'era da sapere. Ma se aveste altre domande fatemelo sapere nei commenti, magari vi rispondo nei commenti stessi. Se volete iscrivervi contattate questo indirizzo che è arturotoscanini.deliceto@gmail.com. Sono rimasti per quest'anno 3 posti, non so se ne libereranno altri. Spero che insomma questo video abbia chiarito tutta una serie di dubbi e anche tutti i video di repertorio che ho mandato mentre parlavo, mentre spiegavo, spero che insomma vi possano essere utili per capire un po' qual è il mio metodo. E niente, a questo punto io direi che per questo video è tutto. Io posso tornare a riposare il mio corpo devastato da questa influenza. Vi ricordo giovedì sera 9 novembre ore 21 ceniamo insieme. Fatemi sapere anche che cosa mangerete e stapperemo per celebrare questi 2000. Vi mando un bacio, studiate altrimenti vi sconocchio, iscrivetevi se non l'avete fatto. Basta, ne vado a dormire, ciao, è stato bello. Fatemi sapere se avete domande, ciao. Oh mio Dio! Questa che nota è!